Caro Presidente, cari amici, l'emozione e lo stupore sono i sentimenti che provo in questo momento. Chi avrebbe mai immaginato 55 anni fa tutto quello che è avvenuto? Milioni e milioni di persone coinvolte, 155 nazioni in cui siamo intervenuti per aiutare credenti, non credenti, musulmani, non musulmani. Noi non guardiamo mai l'appartenenza di una persona, ma guardiamo il cuore di quella persona. Se me l'avessero detto, mi sarei spaventato. Se me l'avessero detto, avrei detto, non è possibile. Ma ho capito che stavamo entrando nel sogno di Dio. Ringrazio Ernesto, che per le forme mi ha dato del lei poc'anzi, ma è un rispetto per le forme istituzionali. Grazie Ernesto. Poc'anzi, prima di entrare in questo salone, ho fatto un piccolo giro, accompagnato da Ernesto, per vedere le novità del CERMIG rispetto all'ultima volta in cui ero venuto. E attraversando queste varie iniziative, e riflettevo a una cosa su cui tante volte si è fatta riflessione, si è sottolineata, e questo era un arsenale. L'arsenale è un luogo in cui si opera inizialmente per navi da guerra, poi diventato anche per armamenti, in cui si lavora per costruire strumenti di guerra, navi o armi. Il significato del CERMIG non è soltanto quello di aver trasformato, come sovente abbiamo detto in tanti, un luogo di guerra in un luogo di pace, ma è molto di più, perché arsenale appunto è un nome che evoca lavoro che si spiega per uno scopo, e qui si lavora per la pace, perché la pace non è raggiunta una volta per tutte. Non è soltanto, come tutti sappiamo bene, l'assenza di guerra,
La pace va consolidata, sviluppata, va difesa, va costantemente aggiornata e, ripeto, consolidata. E questo richiede lavoro, richiede opere di pace per consolidarla. È quello che qui avviene, che ho visto avvenire all'Eremo, che ho visto avvenire a Madaba, in Giordania, che so avviene in Brasile, a San Paolo. Ma questa opera attiva, questo impegno attivo, concreto, costante per la pace è quello che la garantisce e può difendere tanti pericoli che emergono di continuo, particolarmente in questo periodo. I cambiamenti che il mondo sta attraversando e affrontando creano disorientamento, provocano anche paure, e le paure generano chiusure, contrapposizioni pericolose. Le paure sono anche contagiose, ma anche la pace è contagiosa, anche la bontà è contagiosa. È quello di praticarla, metterla in pratica, chiamando altri a praticarla, moltiplicando e diffondendo questo impegno, è fortemente contagioso e importante. Vorrei fare riferimento a alcune espressioni di Ernesto, qualcuna sia questa mattina che in altre occasioni. Ha detto poc'anzi: insieme, operare insieme. Ha detto sovente: si tratta di far emergere la vita e la bontà che c'è dentro ciascuno di noi, dentro di noi, dentro ciascuna persona. Ecco, questo è quello che avviene qui al Sermig, che avviene in tutte, che avviene in Giordania, in Brasile, quello di incontrarsi con le persone, di aprirsi all'incontro con gli altri, di far uscire, emergere quel che c'è di vitale, potenzialmente buono in tutti, e di procedere insieme in quella direzione. Questo è quello che è stato qui svolto, che si svolge qui, ed è questo il vero contributo alla pace, che spinge anche istituzioni, realtà politiche, realtà economiche. Poc'anzi abbiamo ascoltato dagli accademici, in maniera tutt'altro che noiosa, ma lucida e interessante, una esposizione dei risvolti di carattere economico organizzativo del Sermig. Risvolti non immaginati, forse non consapevoli del tutto, però risvolti significativi. Qualche giorno fa un altro economista di un'altra università, il rettore della Bocconi, che ho ascoltato lì per l'anno accademico che si inaugurava, ricordava che l'economia è nata come scienza, come branca della filosofia morale, per sottolineare quel che sempre più emerge anche nel dibattito fra grandi economisti del mondo, la stretta connessione tra economia ed etica. Bene, questo è un esempio di come in realtà si incrociano spontanei fatti economici collegati al volontariato, alla spontanea dedizione di sé per solidarietà. Questa è una realtà importante. Non aggiungo altro, salutando tutti con molta cordialità, il Presidente della Regione, la signora Sindaco, l'Arcivescovo, per sottolineare soltanto un'altra parola detta da Ernesto. Ha detto grazie rivolto a coloro, a Maria e a coloro che hanno lavorato e lavorano qui al Sermig. Io mi associo a questo ringraziamento, alla riconoscenza per Maria e per quanti in questi 55 anni hanno lavorato qui al Sermig. Ma vorrei dire a nome di tutti un grande grazie a Ernesto, a tutti quelli che qui lavorano.
perché quello che Ernesto e Maria hanno avviato qui tanti anni fa e che si è sviluppato con quelle dimensioni di carattere economicamente rilevabili, imprevedibili allora, inimmaginabili e per tanta parte ancora per me permangono inspiegabili, è una, non soltanto una grande opera in sé, ma è una semina che si diffonde in maniera importante, non soltanto per quello che è sorto in Giordania e in Brasile, ma per l'esempio che si diffonde, si trasmette nella nostra società, nel nostro paese. Per questo il grazie, Ernesto, è davvero molto grande.